Un gruppo di amici che si è messo insieme con una passione in comune per un evento importante. Beh, diciamo che è un gruppo di ex giocatori di pallacanestro, perché in giovane età abbiamo giocato insieme nella Teramo Basket. Poi io mi sono allontanato perché sono andato a Varese per tanti anni. Sono ritornato e ho visto che c'era questa opportunità di poter organizzare i 100 anni della pallacanestro teramana. Ci siamo visti negli occhi e ci siamo riuniti. Abbiamo lavorato duramente in questi mesi cercando di ricostruire un po' tutta la storia e poi con l'aiuto dell'amministrazione comunale eccetera siamo riusciti, speriamo, a mettere in atto questo evento gradevole. Che ci sarà venerdì prossimo con una presenza anche importante, non solo di Petrucci ma anche di Pozzecco. Beh, io credo che Pozzecco sarà molto trainante specialmente nei giovani, perché la Mosca Atomica evidentemente è molto conosciuta dai ragazzini di oggi che non conoscono evidentemente noi che siamo più anziani. Comunque, a parte questi due personaggi molto importanti, poi ci saranno anche Mario Boni, Lulli che è stato capitano qui della cosa, io ed altri eccetera, cercheremo di tenere sulla serata. Teramo che ha vissuto fasti importanti che magari speriamo possano tornare al più presto. Beh, io quello che è il nostro messaggio è proprio questo. Siccome Teramo io l'ho trovata abbastanza sopita, perché io ho seguito quest'anno la squadra di serie B pallacanestro del presidente Nardi e mi è sembrata una città un po' sopita, specialmente nello sport in generale e con la pallacanestro in particolare. Speriamo che questo evento riesca un po' a risvegliare gli animi e le volontà da parte di tutti quanti.